Oggi parliamo di un bel libro per ragazzi, ma non solo. Appartiene senza ombra di dubbio al genere fantasy ed è frutto della fantasia, appunto, di Marina Lenti, nota finora soprattutto come esperta di J.K. Rowling e autrice di interessanti saggi vari su questo argomento. Qui invece con I Ribelli dell'Alianto, Edizioni Runa. La prima cosa che vorrei far notare è che la copertina è stata realizzata da Chris Wright, lo stesso autore delle copertine originali della saga di Harry Potter. E non è un dettaglietto da niente, per gli estimatori del genere. È un libro ponderosetto, edizioni Runa, dicevo. Ponderosetto nel senso che, come ogni buon fantasy, non è breve, e anche nel senso che è stampato su una carta bella e quindi pesante. Scorre, scorre, scorre bene e trasporta il lettore in questo mondo altro. Un mondo di fiaba. La voce narrante è quella di Dair, un ragazzino di 12 anni, l'età classica per cominciare a diventare grandi in tante culture, che viene contattato da un revanto, Yantar. Personaggio particolare, eroico, che è tra i fondatori dell'Alianto, del titolo, che è questa istituzione che coordina i rifugi per i draghi e coloro che li proteggono. Costui, Yantar, chiede al ragazzino se vuole entrare a farne parte. Eh sì, perché in questo mondo fantastico e fiabesco il potere ormai da anni nelle mani del crudele Sonve, Imperiastro, nome che è tutto un programma, ed è il capo delle terre subordite. E tra i mille orribili soprusi che ha architettato per soggiogare i sudditi, ha anche bandito i draghi, che invece fino a quel momento erano in gran parte amici, collaboratori dell'uomo, e arriva anche a perseguitare e a uccidere gli umani che proteggono i draghi. L'Alianto è l'organizzazione preposta alla tutela di questi animali, ma non solo, attenzione, è uno dei centri maggiori di resistenza contro il tiranno, quindi proteggere i draghi, al di là della specifica attività in sé per sé, costituisce proprio un contributo all'attività di ribellione contro Sonve. È importante. La scelta della cura dei draghi è un elemento che richiama i canoni, diciamo, classici di questo genere ed è una buona, ottima scelta perché è facile e bello immaginare questi ragazzini che sognano fin da piccoli di avere un drago, di volare su un drago e che entrano a questo punto entrano a far parte di quella schiera di coloro che se ne curano ed è proprio un sogno che si realizza. Da questa passione traggono la forza per fare qualcosa anche loro contro l'orrendo tiranno. Ecco gli alti ideali da combattere per combattere il male, la responsabilità di questa scelta eroica e coraggiosa che può addirittura costare la vita. È tema sempre vivo della rete che si forma tra coloro che non sono disposti a sopportare la crudeltà, il male, la tirannia. Qui visto ovviamente dalla parte dei ragazzi, delle giovani generazioni che devono essere addestrate, messe in grado di affrontare la battaglia per il bene man mano che crescono. Si forma uno spirito di squadra, tutto serve. Gli istruttori sono adulti che ne hanno viste tante e sono lì per trasmettere ai ragazzi quanto sanno, ma anche per proteggerli. Ci sono molte sapienze, ci sono molte discipline e anche molti poteri, doni che alcuni hanno e bisogna scoprire e poi imparare a usare. Questi rifugi sono collocati in mezzo al mondo normale, questo è molto bello, ma in una dimensione parallela, alla quale si può accedere solo a determinate condizioni che non vi dico. Ma sarà veramente sicuro questo sistema di protezione? Lo scoprirete leggendolo. Ovviamente non vi racconto la storia, ci mancherebbe. Segnalo che Marina Lenti è entrata appieno nello spirito del fantasy e fa sua la regola fondamentale dell'inventare e avere presente non solo una geografia precisa, ma anche una lingua, un argomento sul quale mi ero soffermata tempo fa in un video su Tolkien. In questo I Ribelli dell'Alianto devo dire che dopo qualche pagina non senti neanche più il bisogno di cercare sul glossario, che però c'è se vuoi, il significato dei termini. Perché intuirlo man mano, lasciando che queste parole speciali ti entrino in testa, è un modo efficace per calarsi nel mondo fiabesco. Che è poi un po' il motivo per cui uno legge un fantasy, no? Ultima nota, il finale è un finale, certamente, però lascia alcune cose sufficientemente in sospeso perché il lettore si aspetti la prossima puntata, il seguito della saga. Arriverà? Speriamo di sì. I Ribelli dell'Alianto, Marina Lenti, alla prossima storia.